Ciao ragazzi e ragazze, allora, oggi mi sono messa questo vestitino, come vedete, allora, a parte che ho visto, perché sono da sola, quindi sto caricando pure più di un outfit, così ce l'ho pure preparato fino a lunedì, perché sono da sola, dal disceso, a parte che ho visto che dal lato dello specchio non mi piace proprio, perché comunque vicino allo specchio c'è un tavolino e quindi non va bene, poi sto proprio distante. Perché quello c'è il letto, quindi comunque invece vengono meglio da qua, e poi pure lo sfondo da qua, vedete, è migliore, quindi mi piace più da qua. Il tempo qui a Napoli è così e così. Allora mi sono messa questo vestitino qua, questo pure lo comprai giù a Napoli ed è lungo fino sotto i piedi, vediamo se riesco a farvi vedere fino a dove arriva. Se vado giù però vedo che non si vede, comunque è questa fantasia qua. Qua stanno cantando le canzoni napoletane qui giù, quindi vi sentite pure questa specie di canzoni. E quindi arriva fino sotto i piedi, con tutti questi fiori belli, è bellissimo, è fatto di cotone. E ho messo questa specie di giacchettina trasparente che è della camomilla. Questa la presi alla camomilla, la pagai pochissimo. Negozio di camomilla che sta con gli amici. E questo va fino giù tutto largo, bellissimo, questo lo pagai sui 20 euro che ricordo bene. Scusate se sentite le voci e la musica, perché io sono nel soggiorno, faccio proprio qua giù e niente, poi mi sono vista questo qui, il rossetto color bordeaux di Bottega Verde, e poi questi qui sono gli orecchini che ho fatto io, dove vi ho fatto anche un video, questi qua sono delle pietre di luna, che richiamano diciamo proprio la magliettina sopra, la giacchettina. E questa è un poco poco, questa è una 44, infatti è un poco poco larga, ma mettendola come una giacchettina va bene. E quindi questo è troppo carino, questo vestitino qua. La borsetta mi metto sempre quella là di cuoio, perché per fare più velocemente. E niente ragazze, e quindi oggi mattina mi sono vestita con questo vestitino qui. Vi mando un bacio, al prossimo video.